La bambina dei sorrisi. Sole è il nome che la mamma aveva scelto per la sua bambina, perché il giorno in cui venne al mondo le regalò il suo primo dolce sorriso, caldo come il sole d'estate. La bambina cresceva felice, aveva sempre un sorriso per tutti. Un giorno però divenne triste e pensierosa. Si accorse che le persone intorno a lei non sorridevano più. Decise così di chiedere aiuto al suo amico magico, Girasole, che viveva nella foresta magica, nei sogni di sole. La sera arrivò. Finita la cena, Sole salutò la mamma per andare a letto ed entrare così nel suo mondo magico. In un attimo si addormentò. E scivolò nella foresta magica. Ciao Sole, ben arrivata! Ti stavo aspettando, dimmi come stai? Disse Girasole Magico. Sono un po' triste, rispose Sole. Nel nostro mondo tutto si è fermato, non si può andare al lavoro e a scuola. Presto torneremo a correre nei prati, ma nel frattempo le persone hanno smesso di sorridere. Ho bisogno di un piccolo aiuto, di quelli magici, sai? Aggiunse Sole. Tranquilla, ci penso io, disse Girasole Magico. Ti consegno la mia magia. Pronuncia la parola che ti dirò e vedrai che la persona a cui ti rivolgerai inizierà a sorridere. La parola magica è Sprizzi-ribizzi-bum! Sole scoppiò a ridere perché la parola pronunciata da Girasole Magico era stranissima, buffa, divertentissima e apparentemente senza alcun significato, però faceva sorridere, pensò. Grazie mille, Girasole Magico. La mattina seguente Sole si svegliò e corse fuori casa. Sprizzi ribizzi boom! Pronunciò ad alta voce rivolgendosi alla sua amica Bea, che subito sorrise. Sprizzi ribizzi boom! Pronunciò sempre ad alta voce rivolgendosi anche al suo amico Pietro, che subito sorrise. Sprizzi ribizzi boom! A tutti quelli che incontrava. Il sorriso diventò contagioso. Finalmente anche Sole era tornata a sorridere. E voi bambini, siete pronti a sorridere con Sole? Sprizzi, ribizzi, boom!